che è tutto in pompa. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, sono tornato da Milano e ora riparto i video. Ieri non ho registrato nulla perché stavo leggermente stanco, ma veramente stanchissimo, avevo sonno e quindi ho detto partiamo da dopodomani, cioè oggi. E ragazzi, con questo video continuiamo a parlare delle novità del Dead & Chicken Running. GTA Expert, quel Moderly, ha scoperto altre notizie, ma raga, davvero importanti. E direi di partire subito con queste notizie. Innanzitutto, ragazzi, parleremo di quanti veicoli usciranno, tutte le armi del gioco, non diciamo quelle nuove, ma le modifiche delle armi, e quante missioni nuove ci saranno nel gioco. Ragazzi, queste missioni dovrebbero essere le classiche, quelle lì che andiamo a fare su start, attività, quelle robe lì, oppure addirittura missioni nuove con qualcuno che, non lo so, bisogna parlare con qualcuno tipo Lamar, quelle robe lì, un esempio questo, ma penso che siano missioni da startare chiaramente, missioni ovviamente con nuovi veicoli, oppure ragazzi veramente hanno fatto dei filmati nuovi, non si sa raga, non si sa proprio. Comunque partiamo subito, ci saranno 17 veicoli nuovi ragazzi, non vi sto a dire quante super, quanti Pegasus eccetera eccetera, in totale sono 17 veicoli. Poi ci saranno 6 armi da upgradare, praticamente, che vuol dire le armi da modificare. Vi avevo già detto comunque che si potranno modificare, diciamo, le armi, personalizzarle molto ma molto di più. E saranno in tutto 6, magari ce ne saranno anche altre, non si sa. Chiaramente sto parlando delle armi che si possono upgradare, non delle armi nuove che usciranno. Quante armi nuove, perché avete già visto che comunque ci sono delle armi nuove. Poi ragazzi, ci saranno 8 missioni nuove, non si sa se sono con i filmati tipo Lamar o missioni da startare, non si sa, però sicuramente sono missioni da fare con i nuovi veicoli eccetera eccetera. Poi ragazzi, in questo video parleremo, anzi abbiamo delle fotografie di queste armi che si potranno personalizzare e come diventeranno queste armi. Chiaramente non sono ufficiali, ma comunque questo qua ha, diciamo, visto tutte queste cose qua di queste armi e ha messo anche queste fotografie che adesso vi metterò in slide nel video ragazzi. E direi che ci sono tante belle cose nuove. A parte queste armi, fa anche vedere che ci sarà questo mirino, diciamo, a visione più o meno termica, che è molto molto bello. Non è niente di ufficiale, ripeto, ma comunque mi fido di questo modder perché ha scoperto tantissime cose ragazzi, veramente tantissime cose. E ragazzi, ora partiamo con la slide delle foto. Come starete vedendo qua, c'è la pistola calibro 50, la Desert Eagle, che conosciamo tutti, upgradata, diventerà una roba del genere, quindi la canna sarà molto più grossa, si potrà anche cambiare il colore, personalizzarlo opaco. Chiaramente non è nulla di ufficiale, ma come si vede da questa foto diventerà una bellissima pistola ragazzi. Ora la utilizzo anche qua nel gioco, che sarebbe questa qua, e si potrà, diciamo, fare versione tattica. Poi prossima arma, qua vediamo ragazzi, questa mi sembra un'arma nuova, mi sembra uno scaracca più o meno. Normale è Eevee Refile, state vedendo, upgradato, si chiama Eevee Refile Custom e diventa proprio uno scaracca. Questa mi sembra un'arma nuova perché non mi ricordo che sta lo scar nel gioco, quindi dovrebbe essere addirittura un'arma nuova questa qua ragazzi. L'upgrade non è, diciamo, il top, ma diventa uno scaracca normale tipo quello di COD eccetera eccetera. Niente di che. Poi ragazzi, prossima arma, vediamo qui una K47 che upgradato diventa un mostro praticamente. Potete vedere un mirino da cecchino più il lanciagranate sotto, e secondo me se vanno a mettere una cosa del genere si fa un devasto totale ragazzi. Veramente da GTA diventa un COD sto gioco, quindi tanta roba. Poi possiamo vedere sempre la K47 personalizzato con i colori classici, il marrone più quel mirino sempre ottico senza lanciagranate, e questo, diciamo, una versione più standard. Poi ragazzi, possiamo vedere la Magnum, che sarebbe la revolver ragazzi, la conoscete già, diciamo, tutti, con il
con il mirino da cecchino sopra, ma mi sembra un po' fake sta fotografia qua, ragazzi. Non lo so, non ho mai visto una revolver con quel mirino. Però mi sembra un po' fake. Cioè, il mirino addirittura è lungo quanto tutta la pistola, mi sembra un po' esagerato. Poi, ragazzi, abbiamo il fucile a pompa, questo qua, ve lo ricordate tutti, con un mirino, non lo so, un ACOG, non lo so mo qual è precisamente, ma comunque ci sta, perché come vedete questo fucile non ha il, non ha, diciamo, il mirino, ma quello classico, e sarebbe molto preciso con quel mirino là, ragazzi, anche se non è un pompa che usano tutti. Poi abbiamo lo shotgun personalizzato, diventa una specie di canne mozze davvero gigante, e penso che farà davvero davvero molto 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 male. E niente, ragazzi, queste erano le armi che ha scoperto lui. Ditemi che ne pensate nei commenti e ditemi quali secondo voi sono fake e quali sono vere, ragazzi. Secondo me quella Magnum è un po' strana. Quello Scaracca è un'arma nuova, perché io qua non ho Scaracca in questo gioco. E niente, direi che per questo video è tutto. Ditemi che ne pensate nei commenti, ditemi la vostra, perché voglio assolutamente sapere cosa ne pensate voi, ragazzi. Ovviamente vi chiedo sempre la vostra opinione in tutti i video, perché i vostri commenti sono veramente il tesoro, diciamo così, perché io mi informo anche grazie a voi. E niente, per questo video è davvero tutto. Noi ci becchiamo al prossimo video. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, ditemi se volete sempre questi video novità sul DLC. Appena, ragazzi, scopro qualcosa vi porto sempre il video. Il DLC uscirà il 13, quasi sicuramente, anzi è sicuro che esce il 13 giugno. E niente, per questo video è tutto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdervi i nuovi contenuti del DLC Gunrunning. E noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, ragazzi.